Salve, sono Olga Moretti, responsabile della sezione di biomonitoraggio della qualità dell'aria. Il tema di questa presentazione sono i pollini come fonte di vita del mondo vegetale, i pollini come causa delle patologie allergiche e i pollini come bioindicatori della qualità dell'aria. Innanzitutto, cosa è il polline? Il polline è la struttura della pianta, un piccolo granulo che contiene gli organi maschili preposti per la riproduzione, che hanno il compito di fecondare l'ovulo situato all'interno dell'ovaio dei fiori. Il polline più l'ovulo danno vita al seme e quindi al frutto durante la riproduzione sessuale delle piante. Come avviene l'impollinazione? L'impollinazione innanzitutto è il trasferimento del polline dall'antera allo stigma. Essa avviene attraverso tre mezzi: la riproduzione anemofila, quando vengono prodotti grandi quantità di polline, poi diffuse dal vento anche a numerosi chilometri dalla sorgente; entomofila, quando vengono prodotte piccole quantità di polline che verranno trasportate dagli insetti; idrogama o idrofila, quando il polline maschile viene trasportato fino alla parte femminile del fiore attraverso fiumi e torrenti. Qual è l'importanza dell'impollinazione in agricoltura? Beh, da essa dipende la produzione di molti alimenti e garantisce il mantenimento della biodiversità. La diversità biologica in ecologia è la molteplicità di organismi viventi nelle loro diverse forme e dei rispettivi ecosistemi. Vediamo ora la struttura del polline. I pollini hanno dimensioni comprese tra 10 e 200 micron, perciò sono visibili solo al microscopio ottico. Generalmente vengono osservati a 40 ingrandimenti. Ogni pianta produce polline con caratteristiche particolari: pori, solchi, colpi e curiose ornamentazioni in superficie, come per esempio spine, verruche e chine. Perciò è possibile risalire attraverso di essi al tipo di specie o famiglia che l'ha prodotta. Ad occhio nudo il polline si presenta come una polvere gialla-arancione. Purtroppo però i pollini possono scatenare l'allergia. Che cos'è l'allergia? L'allergia è la risposta immunologica del sistema immunitario nei confronti di agenti esterni, gli allergeni, che possono essere rappresentati da sostanze molto diverse, tra cui appunto i pollini. I sintomi dell'allergia sono molteplici: l'ocularinite o raffreddore stagionale, l'asma bronchiale e l'orticaria. Queste manifestazioni cliniche si presentano con periodicità stagionale in pazienti sensibilizzati ai pollini durante il periodo della pollinazione delle piante a cui sono allergici. Ad oggi è noto in letteratura che il 15-20% della popolazione europea è colpito da questa patologia. Perciò è molto importante che i pazienti allergici consultino i calendari pollinici. Per ogni stazione di monitoraggio viene elaborato un calendario pollinico. Nella nostra regione sono stati elaborati tre differenti calendari pollinici, rispettivamente per le tre stazioni di monitoraggio. Le famiglie ritenute più allergeniche sono quelle che vediamo in sovrimpressione: le betulacee, le coriacee, le composite, le cupressacee, le graminacee, le oleacee, le salicacee e le urticacee. Come avviene il monitoraggio pollinico? Innanzitutto, lo strumento di cattura del particolato aerobiologico si chiama catturatore pollinico. È uno strumento che sfrutta l'aspirazione e aspira un volume d'aria noto che è di circa 10 litri al minuto. Questo strumento viene posizionato generalmente a 15-20 metri da terra. Il monitoraggio pollinico consta di diverse fasi. Ovviamente la prima è il campionamento, dal catturatore pollinico che aspira in continuo 365 giorni all'anno per 24 ore. Ogni lunedì vengono campionati i campioni di polline, che corrisponderanno poi ai 7 giorni della settimana. I dati preparati vengono analizzati al microscopio ottico. Dopo la loro elaborazione vengono inseriti nelle banche dati regionale, poi italiana e addirittura anche europea. La rete regionale di monitoraggio dell'Umbria consta di tre stazioni. Le tre stazioni sono situate rispettivamente a Città di Castello, sul tetto dell'ospedale cittadino, a Perugia, nella sede della facoltà di agraria, e a Terni, sul tetto della sede dell'ARPA.
Le tre stazioni sono state scelte in maniera strategica rispettivamente alla fenologia e della nostra regione, nonché alle finalità diverse che esse hanno. Il prodotto del nostro monitoraggio è un bollettino pollinico che viene pubblicato settimanalmente, in genere il mercoledì, dove vengono raccolte le tre stazioni di monitoraggio con i dati, diciamo, rappresentati in maniera molto semplice e intuitiva. Con le classiche faccine, di fianco c'è una previsione fenologica per la settimana successiva ed è inoltre corredato di un commento fenologico. È possibile scaricare i dati pollinici settimanalmente anche attraverso l'app di ARPA Umbria che troverete disponibile sul sito. Recentemente è stato pubblicato un report che è disponibile sul portale di ARPA, nel quale vengono esaminati e raccolti i dati delle tre stazioni di monitoraggio relativi all'anno 2018, collocate naturalmente nelle tre stazioni di monitoraggio, Città di Castello, Perugia e Terni. Inoltre questi dati vengono messi a confronto con quelli dei monitoraggi degli anni precedenti, a partire dal 2012. Dallo studio emerge una diminuzione consistente delle coprestacee, sia della stazione di Terni che di quella di Perugia. Quest'ultima è sempre stata la stazione con maggiore abbondanza di coprestacee della regione e nel 2015 addirittura è stata la stazione con indice pollinico più alto di tutte le stazioni presenti nella rete italiana. Inoltre, in questo lavoro, i dati del 2018 sono messi a confronto con quelli degli anni precedenti, commentandone i trend più evidenti. Potete trovare disponibile sul sito la pubblicazione integrale. Quello che emerge in questo lavoro, ma che era già noto negli anni precedenti, sono i pollini prevalenti delle stazioni. Potete vedere dal grafico come nella stazione di Perugia la famiglia predominante siano le coprestacee. Nella stazione di Terni vediamo che invece abbiamo uno spettro pollinico abbastanza bilanciato, con valori che si discostano di poco gli uni dagli altri. Nella stazione di Città di Castello, che ha vocazione prevalentemente agricola, si vede certamente una percentuale discreta di coprestacee, che comunque rimane il polline predominante di tutta la nostra regione, ma anche proporzionali altre famiglie ben presenti. La rete regionale dell'Umbria è inserita nel contesto anche della rete nazionale delle agenzie regionali, la rete Polnet. Attualmente la rete Polnet consta di 61 stazioni dislocate in 19 regioni italiane. Tutte le stazioni di monitoraggio appartenenti alla rete nazionale Polnet seguono le loro attività secondo le linee guida pubblicate da ISPRA nel 2017, all'interno delle quali, oltre al metodo normato obbligatoriamente seguito da tutte le stazioni, vi sono indicazioni di massima su come vanno valutati i dati in qualità. Tutte le stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio Polnet garantiscono la qualità del dato e quindi tutti i loro dati vengono convogliati in una banca dati nazionale. Un altro aspetto interessante dei pollini è la loro capacità di fungere da bioindicatori. È noto l'effetto degli inquinanti sui pollini, è dimostrata la correlazione tra vitalità pollinica e concentrazioni di NO, NO2, CO, SO2. Gli inquinanti possono influenzare negativamente la capacità del polline di completare gli eventi post-pollinazione e di compiere la fecondazione, perciò la vitalità del polline può essere un buon indicatore delle condizioni ambientali. L'inquinamento atmosferico può determinare in alcuni tipi di polline riduzione anche della germinabilità, minore sviluppo del tubetto pollinico, anomalie morfologiche, aumento delle proprietà allergeniche. Un altro argomento di interesse. Ora vorrei parlare del verde pubblico. Il verde, infatti, è fonte di benessere per tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Negli agglomerati urbani può svolgere svariate funzioni, dalla riduzione dell'effetto isola di calore, con la conseguente riduzione della temperatura, alla riduzione degli agenti inquinanti, alla ben nota capacità di assorbire la CO2 presente in atmosfera.
Però prima di piantare nell'area urbana è indispensabile informarsi sulle proprietà allergeniche degli arbusti e degli alberi scelti. In particolare sono da evitare alberi anemofili che producono abbondanza di polline allergenici, come la betulla, il lontano, il nocciolo, il cipresso, il carpino bianco, il carpino nero, l'olivo. Viceversa, sono da preferire alcune piante che sono esteticamente belle e soprattutto che non siano a capacità allergenica. Tra alcune di loro, le migliori sono quelle di seguito riportate: la robinia, il platano, il pino, il tiglio, l'olmo, l'acero campestre e molte altre piante anche erbacee che a volte possono essere più efficienti degli alberi. In particolare mi riferisco alle piante aromatiche che oltre ad essere molto profumate hanno la capacità di attirare le api, altri bioindicatori importantissimi nel nostro ecosistema. Infine vorrei dare alcuni consigli alle persone allergiche. Nei giorni di sole con tempo asciutto e ventoso è meglio evitare le gite all'aperto e nelle ore centrali della giornata. Limitare le attività all'aperto durante la stagione pollinica, ma scegliere piuttosto luoghi chiusi come palestre e piscine coperte. Infine, areare gli ambienti preferibilmente nelle ore notturne. Grazie per l'attenzione.